Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del Dyson Airwrap. Spero di pronunciarlo bene perché non ne sono sicura per nulla. E, prima di cominciare la recensione e di darvi qualche consiglio di utilizzo che si basa ovviamente sulla mia esperienza personale, vi chiedo di mettere un like di supporto al video se vi è sembrato utile e di iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video. E adesso sigla! Allora, il Dyson Airwrap, come molti di voi saprete, è contenuto in questa scatola. Non faccio una recensione dettagliata di tutti i vari prodotti perché chi sta pensando di acquistarlo o ha già pensato di acquistarlo ovviamente li conosce strabene. Però un plauso alla scatola io lo voglio fare perché è veramente veramente comoda e di ottima fattura e credo che per un prodotto appunto e per un brand per così dire di lusso, visto il costo, ci stava tutta. Si apre in questo modo e troviamo questo supporto fatto in cuoio che serve appunto per appoggiare l'airwrap quando lo utilizziamo. E poi ovviamente ci sono tutti, c'è il phon con tutti gli accessori. Allora, io lo sto utilizzando da settembre, quindi è diciamo un bel periodo. Adesso vi faccio vedere, vi dico un po' come lo utilizzo io, vi faccio vedere appunto come si utilizza e vi do qualche consiglio perché so che molte delle persone che pensano di acquistarlo, che addirittura l'hanno acquistato, si trovano un po' di difficoltà, si trovano un po' in difficoltà con la manualità di utilizzo perché è pensato appunto per essere utilizzato a casa, per richiede comunque una certa manualità che non tutti hanno. Allora, intanto questo è il phon. Per me la struttura è bellissima, cioè un phon fatto in questo modo è super maneggevole, super leggero davvero, mi ci trovo benissimo ed è comodo per fare la parte dietro dei capelli, quindi che non deve più essere asciugata in questo senso, che poi solitamente si crea appunto una spacca dietro nei capelli che si dividono in due. Invece in questo modo io posso fare i capelli dietro senza bisogno di dividerli e mi sto trovando molto bene. La lunghezza del filo è perfetta per essere agganciato anche nelle prese più lontane e abbiamo innanzitutto il pre-styler. Io questo lo utilizzo come un vero e proprio phon, quindi chi di voi sta chiedendo di comprare l'airwrap e magari vorrebbe comprare anche il phon, vi dico, secondo la mia personalissima esperienza, non ce n'è bisogno. Io questo lo utilizzo proprio come phon e quando non mi va di utilizzare ad esempio questo accessorio, io prendo una normalissima spazzola rotonda e mi do un colpo di spazzola con lo stesso phon. E il mio compagno addirittura, che ha i capelli corti ovviamente essendo un uomo, si trova benissimo ad utilizzarlo come phon. La sua potenza, se la devo paragonare al Parlux, io ho sempre avuto phon Parlux, un phon comunque che generalmente non ho pagato mai meno di 200 euro, e sono phon per uso professionale, infatti solitamente li utilizzano i parrucchieri. E per me comunque, anche se non è potente come un Parlux, è molto meglio, perché il Parlux spesso, se non saputo utilizzare, brucia i capelli perché ha una potenza incredibile. Questo non arriva alla potenza di un Parlux, ma meglio, perché scalda comunque bene i capelli e quindi li asciuga velocemente ma non brucia. E poi vi parlo, procediamo per gradi, dei coni ve ne parlo alla fine perché sono quelli più particolari. Questa spazzola, io ho notato che in moltissimi video su YouTube nessuno parla di questa spazzola. Per me questa è la rivoluzione proprio delle spazzole in assoluto. A confronto queste due, che sono le spazzole liscianti, quella media e quella forte, io queste non le utilizzo mai, cioè potrei benissimo anche non averle. Tant'è vero che vorrei comprare la versione più piccola di queste spazzole, perché forse il problema è che ho i capelli troppo corti, questo non lo so. Però io personalmente non le uso mai, non capisco mai da che parte esce l'aria, perché queste spazzole si muovono da destra verso sinistra e fanno uscire l'aria in un senso piuttosto che in un altro. Comunque non mi trovo bene personalmente. Invece ho visto tutte le youtuber, prima di comprarlo ovviamente anche ho visto recensioni, ho visto tutte le youtuber che utilizzavano sempre solo questa spazzola in abbinato con i coni. Io queste potrei benissimo anche non averle.
Quindi vi voglio parlare per prima cosa della spazzola rotonda. Non solo ve ne parlo, ma ve la faccio vedere in funzione, così ci capiamo meglio, perché non ho visto nessuno appunto che la utilizza. Vi faccio vedere come con questa riesco a fare i capelli lisci e come con questa riesco a fare il mosso o le punte all'insù come le vedete adesso, che non mi piacciono tanto, però ogni tanto per cambiare me le faccio, non sempre. Lo aggancio all'elettricità e vi faccio vedere. Allora, adesso devo cercare di farmi i capelli ovviamente guardandomi soltanto sullo schermo della videocamera, però appunto è soltanto dimostrativa. Quando utilizzo questa spazzola, una cosa molto importante, in tutti i phon voi sapete che c'è la velocità e il calore. Non per forza dovete sparare la velocità e il calore al massimo nella speranza che la piega vi duri di più, perché rischiate di fare una stronzata. Se ci sono diverse modalità di velocità e diverse intensità di calore, un motivo c'è. Io quando utilizzo questa spazzola non la metto mai al massimo e adesso vi faccio vedere il perché. Vado a mettere la velocità al massimo e accendo e vi faccio vedere una ciocca. Come vedete dal video, alla fine i capelli sparano verso l'aria perché la potenza della la velocità di fuoriuscita dell'aria è troppo alta. Quando utilizzate questa spazzola, ho visto molte persone che si sono lamentate che quando fanno questo gesto i capelli tendono a sparare verso l'alto, e vi succede spesso anche con queste spazzole, per questo che non riuscite ad ottenere un super liscio. Quando utilizzate queste spazzole, la velocità non va mai messa al massimo, ma anzi utilizzatela al minimo. Adesso vi faccio vedere come liscio questa parte di capelli, visto che li ho fatti con le punte all'insù in questo modo. Vi faccio vedere come vado a lisciarli, quindi abbasso la velocità, accendo e vado a fare la ciocca. Vedete che così non spara, i capelli restano attaccati. E questo è il risultato, togliendo questa parte dietro che non ho fatto. Ovviamente adesso non vengono liscissimi perché i miei capelli tendono a restare della forma con cui io li asciugo, quindi dovrei lavorarli parecchio a partire appunto dalla radice e scendere giù verso le punte. Però vi posso garantire che comunque è già un ottimo liscio, considerando che non è una piastra e considerando che avevo già una piega fatta, per giunta ho anche messo la lacca sui capelli. E quindi questo è importante ed è una cosa che non ho visto fare mai a nessuno. Tutti tendono sempre a mettere velocità al massimo, calore al massimo. Così non fate, perché rischiate di fare semplicemente una stupidaggine e poi i capelli non vi vengono lisci, vi vengono un po' verso l'alto e un po' verso il basso. E io con questa piastra, con questa spazzola, ci faccio il liscio, mi faccio appunto le punte all'insù andando verso l'alto in questo modo, ma ci faccio anche il mosso. Adesso vediamo, cercherò di farvi vedere come faccio un boccolo con questa spazzola. Ed ecco il boccolo che esce fuori. Ovviamente è un effetto mosso naturale, vediamo se con la maglietta bianca riuscite a vederlo meglio. Non è un riccio, questo è ovvio, e basta fare questo movimento, quindi semplicemente prendo la ciocca, la metto dentro, arrivo fino alle punte e poi giro. La lascio col calore, dopodiché metto aria fredda. E poi basta spegnerlo e srotolare.
e questo sarà il risultato finale. E io mi trovo bene a fare appunto i capelli leggermente mossi. Ovviamente chi ha i capelli più lunghi sarà avvantaggiato perché riesce a fare un boccolo ancora più lungo. Io non riesco perché appunto li ho corti. Però almeno in questo modo appunto riuscite a fare i capelli mossi, quindi non solo il riccio ma anche il mosso, un mosso naturale che a me piace molto più del riccio. Poi, come vi dicevo, io queste spazzole non le uso quasi mai perché anche quando devo fare liscio li faccio, lo faccio con questo. È vero che mi vengono le punte leggermente girate verso l'interno, ma è proprio una cosa minima e impercettibile che onestamente non mi dà fastidio. Precisazione importante, se state cercando il liscio pazzesco della piastra, tipo una GHD o una qualunque piastra professionale, non è il prodotto che fa per voi, quindi non lo comprate. Adesso passiamo ai coni. Allora, io che ho capelli corti, ho sempre utilizzato i coni piccoli e ne esistono anche più grandi. Adesso per i capelli extra lunghi vendono i coni, quelli più lunghi, quindi il capello riesce a fare più giri. Io non ne ho bisogno avendo appunto i capelli corti. Utilizzo appunto il cono piccolo, i coni hanno delle frecce e servono appunto a fare i boccoli in un senso piuttosto che un altro. In che senso? Ovviamente se voi prendete una ciocca qui, il boccolo non lo fate in questa direzione, cioè in questa direzione, perché il boccolo inevitabilmente vi andrà sul viso. Il boccolo va fatto nella direzione opposta al viso, quindi verso questo senso. È per questo appunto che abbiamo i coni con due direzioni opposte. Io qui ne ho preso uno e l'ho già montato, si montano facilissimamente perché ho visto, oh, partito. So di molte ragazze a cui è arrivato il Dyson è leggermente difettoso perché i vari attrezzi che andano a montare fanno un gioco e quindi non stanno fermi o addirittura tirati troppo si staccano. In quel caso chiamate immediatamente l'assistenza Dyson che vi cambia il corpo macchina perché evidentemente è difettoso. A me fortunatamente non è successo. Allora adesso vi faccio vedere come fare i boccoli. Cosa importante è come prendete la ciocca. Intanto non devono essere né troppo lunghe né troppo grosse e né troppo sottili perché altrimenti l'effetto appunto se sono delle ciocche troppo sottili, l'effetto sarà quello pecorella. Se sono delle ciocche troppo spesse, l'effetto sarà ovviamente brutto perché i capelli non avranno un senso, saranno un unico boccolo e sembrerete tipo dame dell'Ottocento. Quindi prendiamo una ciocca da qua che deve avere il diametro di un mignolo, per capirci. Non dovete prendere la ciocca dalla punta, non va, la ciocca va presa dalla parte finale dei capelli, la tenete in questo senso. Ora, questo cono è quello che gira in questo senso, quindi io semplicemente lo accendo e lo avvicino alla ciocca, farà tutto da solo. La ciocca va presa da sopra, non va presa dalle punte, mi raccomando. Prendo la ciocca da sopra, avvicino, lavoro un po' la punta. Io solitamente scendo subito il boccolo, ma se volete potete aspettare qualche secondo che si raffreddi o utilizzare l'aria fredda, io non lo faccio quasi mai. Questo è il risultato. Avete visto che l'ho ottenuto sui capelli sì e no 3 secondi. Video dimostrativo qui davanti a voi che non è stato tagliato e il boccolo è perfetto. Per fare durare di più i boccoli, quando utilizzate questo prodotto è fondamentale e necessario che voi utilizzate i prodotti giusti. Intanto facciamo prima questa precisazione, questo prodotto non è per tutti, quindi se avete i capelli troppo spessi, troppo secchi, troppo crespi, ingestibili, troppo ricci, è inutile che lo prendete. Questo non è il prodotto per voi, non vi troverete mai bene. Al massimo prendetelo sul sito Dyson, avete 14 giorni di tempo e poi lo restituite.
Ma personalmente io direi di risparmiare proprio questi soldi, di non farli uscire neanche dal portafoglio, perché non è il prodotto che fa per voi. Io ho i capelli normali, quindi non sono né troppo secchi né troppo sfibrati. Sono trattati ma davvero poco, non sono particolarmente sottili e non sono particolarmente spessi. Questo è un prodotto che fa per me, anche perché il mio è un capello che con la piega tende a restare così come lo fai fino a quando non fai lo shampoo. Però ovviamente anche il riccio, io se faccio il riccio con la piastra, io sono tranquilla che se non lavo i capelli, i miei capelli restano con i ricci. Però ovviamente questo non è una piastra, quindi non riscalda a quel punto, anche perché appunto abbiamo detto che è un prodotto che non danneggia i capelli. Quindi io quando faccio i ricci devo necessariamente utilizzare una schiuma subito dopo lo shampoo, quindi prima di asciugare i capelli, poi asciugo i capelli col pre-styler, dopodiché passo a farmi i ricci e ogni volta che finisco delle ciocche, cioè delle ciocche, delle sezioni, perché io solitamente faccio così, prendo la sezione di sotto e faccio prima questa e poi vado a salire, così secondo me è il modo migliore. E ogni volta che finisco la sezione vado con la lacca. Io sto utilizzando una normale schiuma da supermercato che però devo cambiare perché non mi trovo bene, infatti non ve la faccio vedere. E invece come lacca mi trovo benissimo con la testa nera numero 4, perché è una lacca forte, quindi riesce a tenere la piega, però quando voi andate a spazzolare i capelli vi tornano normali e non restano appiccicati. Io solitamente quando faccio i boccoli non li lascio mai tutti boccolosi, poi vado con la spazzola appunto media a dargli una semplice pettinata con il forno messo a minimo sia come velocità che come calore e vado semplicemente a pettinarli in questo senso, così una sola volta e poi li sistemo con le mani, perché l'effetto appunto troppo boccoloso, soprattutto sui capelli corti, mi sa troppo di pecorella, quindi tendo a non farlo perché non mi piace, però eventualmente voi potete anche tenerli così senza dargli una spazzolata. Quindi è importante ovviamente capire che non è per tutti i capelli e capire anche che sono necessari dei prodotti da utilizzare in combinato con questo. Io vi ho parlato della schiuma e della lacca, ma per me sono stati fondamentali anche il balsamo e lo shampoo. Io mi sto trovando bene con lo shampoo dell'erbolaio. E come maschera per capelli, maschera balsamo per capelli, quello della Garnier Lair Food, che tra l'altro è uscito anche il video, prima di questo video è uscito un altro video che era il video recensione sulle maschere appunto Garnier Lair Food, quelle con 98% di ingredienti di origine naturale, quindi eventualmente se volete andate a guardare quello. E questo è come lo utilizzo io e sono i consigli di uso. Mi raccomando, se avete capelli crespi alla base, io quando faccio il riccio passo direttamente ad utilizzare dal pre-styler, passo al cono. Ma se avete i capelli crespi alla base, quindi non perfettamente lisci, ovviamente sarà necessario prima dare una passata di questa sulle radici. Quindi semplicemente, molto velocemente, col forno messo al minimo e nel calore massimo, andate a pettinare i capelli in questo senso per togliere il crespo che c'è sulle radici. Io non ne ho bisogno perché appunto non ho i capelli crespi, quindi sarebbe un passaggio totalmente inutile. Se invece volete fare una piega liscia e gonfia, in quel caso vi consiglio di asciugare, usare il pre-styler testa in giù e di utilizzare, incominciare ad utilizzare o la spazzola, ma ancora meglio quella rotonda a testa in giù sulle radici e poi andare a sistemare le punte mettendovi appunto di nuovo in questa posizione. Cosa posso dire come conclusioni finali? Queste precisazioni sono state d'obbligo. Nessuno onestamente ho visto che ne ha mai parlato né di come prendere i capelli quando si utilizza il cono. Io molte ragazze ho visto appunto che prendevano i capelli dalla punta e facevano così, non funziona così, i capelli vanno presi dalla radice e tirati su solo con questo cono. E il capello soprattutto va lavorato, quindi non pensate che tirate sui capelli state così, lavorate un po' la punta, perché questo vi permette di togliere il crespo e di lucidare anche il capello, quindi è molto importante.
Non è un prodotto per tutti, onestamente ve l'ho detto, non lo consiglio a tutti, non è un prodotto rivoluzionario perché non rivoluziona proprio nulla, onestamente, serve della manualità, quindi per quello che posso dire è se siete delle persone che guadagnano abbastanza e si trovano 500 euro da buttare, magari fate la prova, prendetelo sul sito Dyson o su QVC che vi danno la possibilità di provarlo e eventualmente restituirlo e farvi riavere indietro tutta la somma. Se siete delle persone come me, purtroppo, che non hanno 500 euro da buttare, io prima sono andata a provarlo diverse volte alla Dyson, ho visto le recensioni su internet, mi sono fatta convinta, ho aspettato il mio compleanno, mi sono fatta regalare dalle persone che... più stretto ovviamente che conoscevo, dei soldi, quindi gli ho chiesto un regalo in busta perché volevo comprare il Dyson e la restante parte l'ho messa io, quindi diciamo che io qua ci ho speso 250 euro, che sono più che fattibili perché vi ripeto, io ho sempre utilizzato un phone, il Parlux, che costa sui 200 euro, e piastre come ad esempio la GHD, che comunque sono piastre professionali e che hanno il loro costo. E ovviamente non lo consiglio alle persone che magari da poco hanno fatto la spesa per comprare appunto una piastra o un phone, perché mi sembra inutile, almeno che non riuscite magari a venderlo, ma è improbabile perché sono prodotti appunto che è raro che qualcuno si compri di seconda mano. Potreste provare a vedere se su qualche sito, su qualche gruppo Facebook di Dyson qualcuno lo vende. A me è capitato di vedere delle persone che lo vendono, però ovviamente cercano di rivenderlo a 450 euro. Comunque per 50 euro in più io vi dico compratelo voi a nome vostro, così non avete problemi con la garanzia, magari riuscite a non prendere delle fregature. Mi raccomando, in quel caso pagate sempre con PayPal, di modo da avere la garanzia che anche se la persona non vi spedisce il prodotto, vi è solo preso in giro, comunque PayPal vi garantisce e vi restituisce la somma. E questo penso che era tutto. Ovviamente se avete qualunque altra domanda scrivetemela nei commenti e cercherò di rispondere a tutte. Spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo.